Venezia 7 di uno dei festival più importanti del mondo, Venezia 7 cinematografico, scelto da un regista iraniano di origine curda. Pizza e datteri il titolo, l'integrazione raccontata con ironia e leggerezza la storia, tra i protagonisti il grande Giuseppe Battiston. Veneziana l'ambientazione, veneziane le maestranze, veneziana la storia, il difficile incontro fra culture diverse sullo sfondo di calli e campi. Dopo alcuni anni lontano dalla ribalta, Venezia torna ad essere il set di un film interamente girato in città. Sono infatti iniziate pochi giorni fa le riprese del film Pizza e datteri, commedia del regista iraniano Fariborz Gamkari. Il film racconta la storia di una piccola comunità di medio orientali che vivono qua in questa città e racconta il loro percorso per integrarsi nella cultura, nella cultura del nuovo paese dove stanno vivendo. Tra i protagonisti Giuseppe Battiston, che a 14 anni dal successo di Pane e Tulipani è tornato in Laguna per interpretare Bepi Vendramin, un veneto convertito all'Islam. Una storia di integrazione ma anche d'amore che sboccia in una città che per il regista significa un salto nel passato. Ho avuto il primo incontro con il mare e tutta la cosa che porta al mare, che rappresenta il mare, il cibo, il clima, i colori, luci. E Venezia mi fa sempre pensare al mio primo incontro, prima uscita dal Medio Oriente in Occidente. Una pellicola realizzata anche grazie al contributo di Venezia Opportunità, azienda speciale della Camera di Commercio. E ha beneficiato di un bando, delle risorse che sono state messe a bando dalla Camera di Commercio per sostenere delle produzioni cinematografiche e soprattutto per valorizzare l'impatto che queste hanno nel territorio e la ricaduta economica attraverso beni e servizi che vengono consumati ed erogati a Venezia dalle produzioni cinematografiche.